Antonio Cioffi, allenatore di una Scandicci che ha fatto un figurone a Massa, addirittura proprio all'ultimo avete avuto l'occasione per portare via il punto che secondo me era strameritato. Sì, ci rimane l'amaro in bocca perché la prestazione c'è stata, però comunque abbiamo riapprocciato la partita male a mio avviso come domenica scorsa e abbiamo subito la forza, la veemenza e la qualità soprattutto poi che conoscevamo veramente bene della Massese, soprattutto poi su una perdita di palla nostra a tre quarti campo. Non ci possiamo permettere di concedere giocate e spazio agli avversari. Soprattutto nel primo tempo sulla sinistra, sul lato sinistro della vostra parte d'attacco avete fatto direi benissimo. Se la sua squadra credo riuscisse a fare il 50% di quello che fa sinistra sulla destra sareste veramente irresistibili. No, ma il nostro obiettivo è quello di dare un equilibrio e una compattezza di squadra che stiamo ricercando da quando sono arrivato io. È chiaro poi la perdita dopo un quarto d'ora mi sembra di Vincenzo ci ha un po' penalizzato, soprattutto per lui che aveva approcciato la partita molto bene. E poi per la qualità che poi esprime quando gioca sia a sinistra che poi anche a destra, quindi abbiamo subito un pochino anche il contraccolpo psicologico e poi chiaramente c'è stato l'errore, però comunque secondo me va fatti complimenti ai ragazzi perché venire qui a Massa contro la Massese che ha un blasone incredibile e fare la partita, metterli in difficoltà, ma metterli veramente in difficoltà, non perché sono io, cioè i complimenti vanno rigirati solo ed esclusivamente ai giocatori. Parlavamo proprio prima di entrare di Bartuccini che secondo me è dalla vostra parte è stato il migliore in campo, non so se è d'accordo con me. Sì, ma come tutti, ancora concediamo qualcosa a livello difensivo sotto alcuni aspetti che stiamo andando a lavorare durante la settimana, però Luca è un giocatore che è arrivato in corso d'opera e domenica oltretutto non ha giocato perché non era indisponibile, quindi aver fatto tutti i 90 minuti e aver dato poi quella prestazione lì, secondo me gli va fatto solo complimenti, ma come del resto ai suoi compagni di reparto, a Martini, a Poli, al ragazzino Ceretelli che è entrato nel secondo tempo. Quindi tra l'altro, mi scusi se la interrompo, dovrebbe aver centrato anche la traversa Ceretelli, sì, se non sbaglio. Sì, un ragazzino bellino che è applicato sempre durante gli allenamenti, che è un 2000, stiamo parlando di un 2000, quindi gli vanno fatti veramente complimenti, ma a tutti, dal primo all'ultimo. E allora a questo punto ci deve dire qual è il segreto, una squadra diciamo terzultima in classifica che viene contro la quarta in uno stadio diciamo che potrebbe anche incutere un po' di timore e invece fa la partita e la fa bene e anche con i ragazzini. Ma questo è un pochino il mio concetto, i miei principi di gioco. A me mi piace giocare, che sia una difesa a 3 che una difesa a 4, no, non conta. Tanto il sistema lascia il tempo che trova, conta l'interpretazione della partita e quello che si vuole dalla partita. Noi siamo in un momento in cui non ci possiamo permettere alcune disattenzioni e alcuni approcci alla partita, però piano piano secondo me la strada l'abbiamo intrapresa perché abbiamo fatto un trittico di partite positivo, però è chiaro che contro sbagli il primo tempo contro il Reaforte Querceta lo paghi, e sbagli degli errori in uscita contro la Massese è normale che li paghi perché la qualità è superiore alla nostra. Siamo alla 12ª giornata, ha visto sicuramente 12 squadre, e un giudizio, una graduatoria sua personale delle squadre che ha visto? Ma io vedo un campionato molto equilibrato, dove non ho avuto modo di vedere la Sanremese, dove mi dicono che l'ho visto solo attraverso video, però sembra che sia una squadra che tende a giocare, tende a fare del possesso palla, come peraltro ho visto anche la Massese domenica a San Donato, mi aveva fatto una buonissima impressione, tanto è vero che l'avevamo preparata benissimo durante tutta la settimana, però tutto questo però non è bastato.
comunque sia vedo un campionato equilibrato dove è normale, la Massese come Massese è tenuta a fare quel qualcosa in più e può provare sinceramente a poter lottare a vincere il campionato, però questo non sta a me dirlo e io devo pensare solo ed esclusivamente ai miei giocatori, alla mia squadra, che il nostro obiettivo è quello di tirarsi fuori da questa situazione, perché se no i complimenti poi non servono più a niente. Grazie.